Buongiorno a tutti amici dell'arte bianca. Oggi vi svelo una ricetta veramente top per fare una pizza in teglia sofficissima che vi resta morbida poi tutto il giorno, quindi è molto adatta a buffet, a banchetti, a festine e anche a snack e merende naturalmente. Diciamo che è una pizza un po' focacciosa, come dico io. Non ci concentreremo troppo sull'alveolatura, anche comunque se avrà la sua bella alveolatura, ma più sulla morbidezza di questo impasto che dovrà rimanere sempre molto morbido. E quindi vi dico già di iscrivervi al canale con la campanella, mi raccomando, per non perdere le prossime notifiche delle ricette quando le pubblicherò, mi raccomando, perché ho in previsione di pubblicarne diverse adesso, in questo momento. E poi naturalmente se vi piacerà lascerete un like. Adesso attenzione perché comincia il video, sigla! Ingredienti per due teglie 30x40: 800 g di farina bassa forza, 480 g di acqua, 50 g di olio extravergine, 20 g di sale, 3,5 g di lievito secco attivo e 10 di fresco per una stagione calda, diciamo. Cominciamo subito inserendo nella nostra impastatrice la farina, il lievito sbriciolato oppure in polvere come questo, che è secco attivo. Cominciamo con la bassa velocità a mescolare inserendo pian piano tutta l'acqua. Inseriamo pian piano a filo tutta con il nostro dosatore naturalmente. Quando abbiamo poi finito di inserire pian piano tutta l'acqua, inseriamo il sale poi. Inseriamo piano piano. Mi raccomando, anche perché comunque è una farina debole che fa fatica magari a assorbire subito l'acqua, quindi piano piano, anche se non è assolutamente un'alta idratazione, per cui non ce n'è proprio tantissima di acqua. Inseriamo quindi il sale tutto in un colpo, alziamo appena appena la velocità. Poi quando abbiamo inserito il sale, una volta inserito e incordato, cominciamo a inserire anche l'olio pian piano. Mi raccomando, poco alla volta, lo inseriamo tutto, anche perché è tanto l'olio in questa ricetta, è proprio questo che fa la differenza. I grassi che sono maggiori rispetto a una pizza in teglia normale e che la rendono molto molto più soffice. Adesso tiriamo fuori il nostro impasto pian piano dalla impastatrice. Guardate com'è, deve avere questa consistenza, e forniamo una palla in questa maniera, senza pieghe, perché comunque non serve. Stiamo parlando di una bassa idratazione, poi soprattutto se impastate con planetario e impastatrice non serve proprio. Ecco, le mettete in un contenitore come questo, mi raccomando, eh. Copriamo. Primo riposo e lievitazione di circa un'ora. Allora, adesso è passata un'oretta, forse anche un attimino di meno, perché abbiamo alte temperature qua in questo momento. Naturalmente dovete valutare voi, ecco, in base alle temperature, non fatelo andare veramente troppo troppo oltre l'impasto, perché comunque dobbiamo fare ancora la stesura e un'altra lievitazione prima di infornare, per cui comunque deve essere un pochino lievitato, ecco. Poi vi faccio vedere come. Adesso sto spargendo tutto l'olio sulle teglie, vi sto dando la ricetta per due teglie, ricordo, anche se ne sto facendo una in più io in realtà. E adesso procediamo con lo staglio, prepariamo la nostra bilancina e pesate, nel vostro caso comunque due panetti, due pezzi che siano naturalmente dello stesso peso. Adesso comunque mi sto facendo anch'io
tre in questo caso, però vi sto dando la ricetta per due, mi raccomando. Adesso fate questa formatura una volta che avete stagliato in parti uguali e arrotolate in questa maniera, chiudendo. Chiudete bene sotto, lasciate la chiusura sotto e appoggiate sulla teglia. Adesso procediamo anche con la formatura della seconda, del secondo panetto. In questa maniera portiamo tutti i lembi verso il centro e poi arrotoliamo il tutto in questa maniera, lasciando sotto poi la chiusura. Chiudiamo bene ai lati, mi raccomando, senza forzare più di tanto. Adesso dovranno fare 15-20 minuti di riposo e le oliamo in questa maniera invece che coprirle. E ora procediamo con la stesura. Allora, la stesura deve essere effettuata dopo almeno 20 minuti di riposo, non molto di più perché comunque abbiamo una dose abbastanza elevata di lievito e dobbiamo farla in breve tempo questa pizza. Le stendiamo in questa maniera la prima volta, poi attendiamo 15 minuti e procediamo con la seconda stesura. La seconda stesura ci dovrebbe, comunque non è un impasto che ha molto glutine ed è abbastanza morbido, diciamo, dovrebbe consentirci, diciamo, di arrivare fino agli angolini della teglia, altrimenti aspettate ancora 10 minuti e procedete con una terza stesura, ma bastano due. Adesso praticamente iniziamo dopo circa mezz'oretta, 40 minuti, a fare questi piccoli buchini. Perché li sto facendo questi buchini? Perché poi vado a mettere ovviamente il nostro pomodoro, il nostro condimento che abbiamo prima di infornare. In questo caso facciamo una margherita, inforniamo comunque soltanto con pomodoro e lasciamo riposare ancora un'oretta. La nostra pizza è pronta per essere infornata. Quindi quando vedete che è ben lievitata in questa maniera, che è cresciuta bene, spargete un po' di olio in questo modo e cuocete in forno casalingo 250 gradi per 15 minuti, mentre in F1 280 alla platea e 230 al cielo, sempre per circa 13 minuti, poi inforniamo con la mozzarella ancora qualche secondo. Ecco, mi raccomando, la mozzarella lasciatela solo pochi secondi in modo che non faccia acqua, in questa maniera, in modo di avere questo bellissimo risultato. Guardate, adesso la tiro fuori dalla teglia. È molto molto leggera per le dimensioni e l'altezza che ha, è molto leggera, la lascio sulla griglia di raffreddamento, così perde ancora quella poca umidità che ha. E queste sono le due pizze, una con mozzarella e una senza mozzarella, per ora. Adesso vi faccio vedere anche l'interno. Beh, direi che è un bel risultato, diciamo, con un'idratazione comunque così bassa. E si vede, si sente che sono super morbide, come comunque una focaccia, e molto molto leggere. Assolutamente leggere, vi garantisco che comunque questa pizza vi resta proprio tutto il giorno morbida e super adatta davvero ai compleanni, alle festine. Guardate, sotto è ben cotta e sopra anche dentro è morbidissima, sotto comunque bella croccante, bella morbida. Io ho usato le mie teglie in ferro, vi lascio il link naturalmente, e sono le migliori comunque per cuocere. Ma guardate, questa pizza è veramente una bella scoperta che ho fatto, perché la faccio molte molte volte in quando ho diverse necessità di avere una pizza morbida per tanto tempo. Ecco, non ho assolutamente nulla da invidiare come croccantezza, perché vedete il fondo
ed è scioglievole. Spero tanto che vi sia piaciuta questa video ricetta, mettete un like se così è e vi do appuntamento, diciamo, alla prossima. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale con la campanella, come vi ho già detto, per ricevere le prossime notifiche. E se volete dare un'occhiata al mio shop Amazon, vi lascio come al solito il link in descrizione con tutti i link degli articoli utilizzati in questa video ricetta. Alla prossima!